di questo corso. E oggi parleremo delle relazioni con gli esterni, esterni intesi come clienti, come fornitori, come pubblico, come chiunque possa essere considerato esterno all'azienda. I punti, diciamo, che bene o male toccheremo sono l'osservazione e l'ascolto, il problem solving, la prontezza, la gestione del corpo, il body language, la comunicazione non verbale, la flessibilità, la gestione, la reazione e i conflitti. E prima di iniziare, come gli altri giorni, vi distribuiremo i nostri cari post-it e vi chiederemo, quelli qua passano per tutti, qui su due e c'è gli altri. Allora, rosa, aspettative, blu, preoccupazioni, per queste 2 ore di lezione, per queste ultime 2 ore di lezione, rispetto all'argomento che andremo ad affrontare. Migliorare l'ascolto e la concentrazione. Imparare a rapportarmi ai clienti, migliorare sempre di più il body language, imparare a risolvere i conflitti. Essere esaustiva nelle richieste, gestione dei rapporti, gestione dei conflitti. Imparare a instaurare relazioni con persone esterne all'azienda. Imparare qualcosa sulla gestione dei conflitti, superare i miei limiti. Ok, andiamo alle preoccupazioni. Fare esercizi che mi imbarazzano, fare cose imbarazzanti, essere in conflitto in ambito lavorativo, non riuscire.
terminare il progetto dopo la data di scadenza. Scrivere ancora storie. Non soddisfare le richieste esterne, creare caos in azienda per un errore verso l'esterno. Non essere in grado di gestire i rischi. Temere il conflitto con gli esterni, sentire il disagio. Ok. Non vi chiederemo di scrivere storie, sì, tranquillizziamo subito. Allora, quindi, come vi dicevo, oggi parleremo delle relazioni con i clienti, quindi con l'esterno, col pubblico, con chiunque sia una persona esterna all'azienda. Come abbiamo fatto per il colloquio di lavoro e come avete anche voi evidenziato durante la prima lezione del colloquio, quando abbiamo inscenato un finto colloquio di lavoro, avete visto che anche l'ingresso di una persona nell'ufficio o l'accoglienza di quello che era il datore verso la possibile candidata dava già un quadro di quello che era l'ambiente, di quella che era la situazione che si poteva andare a creare. E quindi, riprendendo un po' quello che era quell'esercizio, quando incontriamo per la prima volta una figura esterna all'azienda, è importante essere consapevoli di quale immagine si vuole dare in base alle politiche aziendali, perché poi ovviamente è importante anche sapere l'azienda cosa chiede al proprio dipendente rispetto poi al rapporto che si crea con un cliente che viene per la prima volta, con un cliente fidelizzato, con un fornitore. Quindi ovviamente, diciamo, quella che è la politica aziendale è alla base di quello che poi è il comportamento del dipendente. Qui non le prendiamo in esame perché sono anche, spesso sono diverse e specifiche in base all'azienda in cui si lavora. Ad esempio, ci sono diverse modalità per accogliere un potenziale cliente, come dicevamo. Lo attendiamo sulla porta, quindi già da subito facciamo vedere che siamo accoglienti, che lo aspettiamo sulla porta, aspettiamo il suo ingresso. Oppure, se è una persona che già conosciamo, se è un cliente che già è noto in azienda, se è un fornitore, possiamo anche gridare il suo nome da fuori, dalla porta, se è magari in sala d'attesa, gridiamo il suo nome per farlo entrare. Ovviamente questo darà tutt'altro impatto, sarà un approccio completamente diverso verso quella persona che abbiamo di fronte. Non ci alziamo dalla sedia quando entra nella stanza, come nel caso in cui abbiamo fatto noi, il caso che abbiamo messo in scena noi. Non mi sono alzata dalla sedia, né tantomeno le ho stretto la mano, come avete evidenziato voi stessi. Diciamo solo prego si accomodi, quindi senza nessun tipo di convenevole, senza nessun tipo di comportamento che possa sembrare più accogliente di quello che poi serve in realtà. Addirittura c'è qualcuno che potrebbe accogliersi direttamente o accogliere un cliente cominciando dal capo, quindi senza neanche emettere parola, oppure possiamo accoglierlo con una stretta di mano. Questo è un atteggiamento ovviamente molto più accogliente, molto più diciamo che instaura da subito un rapporto di ascolto verso l'altro. Nello specifico, quando accogliamo un cliente, quindi con una stretta di mano, dobbiamo anche pensare che stretta di mano abbiamo noi stessi e che stretta di mano vogliamo dare in quella situazione. L'atto di stringere la mano è un retaggio del passato, così come quasi tutti i nostri, diciamo, quelli che sono considerati, quello che è considerato un linguaggio atavico, un linguaggio che è anche universale, quindi conosciuto in tutte le culture, in realtà deriva dal passato. Quando le tribù primitive si incontravano in circostanze amichevoli, i vari membri protendevano le braccia, tenendo il palmo in vista per indicare che non possedevano nulla, quindi non avevano armi, erano in pace. La stretta di mano si è evoluta come segno per suggellare un accordo commerciale tra due uomini di pari grado. Quante tipologie di stretta di mano conoscete? Domanda che vi rivolgiamo adesso, in questo momento. Qualcuno di voi conosce qualche stretta di mano particolare? Segno di pace. Ok, e com'è? Il segno di pace, in chiesa. Ah, ok. E che è comunque una stretta di mano per dare la pace.
pace, però ok, la stretta di mano che c'è stata imposta dopo il Covid, cioè quella col Covid. Ok, certo. Quindi una nuova evoluzione, una nuova evoluzione della scuola. Perché si dà tra amici, tra fra. Tra fra. Esatto. Per presentarsi, certo, sì. Quella che si dà alla ragazza, al ragazzo, al partner. Ok, è una stretta di mano quella, intesa diciamo come una presa di mano, ok. Per chiudere un accordo. Per chiudere un accordo, certo. Qualcun'altra? Interessante la differenza tra presentarsi e chiudere un accordo. Che all'inizio e alla fine, insomma, di un accordo. Cioè, fine. E, rispetto invece a un'azienda, secondo voi quante, che strette di mano ci possono essere o qual è la stretta di mano giusta da avere in un'azienda, da dare in un'azienda? A volte quando ci si presentano si dà la stretta di mano. Ok. Sono tutte uguali secondo voi? No. Ok, ma secondo voi sono uguali le strette di mano di un'azienda di livello 1 rispetto alle strette di mano di un'azienda di livello 2? È difficile di un'azienda di livello 2 ci sono strette di mano, secondo me. Beh, non vero, quando ti presenti che fai? Perché la strette di mano è qualcosa di più formale. Secondo me non frequenta un'azienda di livello 2 perché sono un po' più piccole. Un'azienda di livello 1 è più frequente perché ti incontri gente diversa, quindi è probabile statisticamente che ti incontri una persona che non conosce, quindi resti lì l'anno. Ok. Per me è un'altra informalità. Di solito più forte la settimana l'azienda, quella di livello 1 o di livello 2? Di livello 1, non so. Secondo te perché mostra la loro potenza contro la stretta di mano? Magari loro puntano più sulla stretta di mano conoscitiva dal punto di vista professionale, mentre quella di livello 2 è professionale ma anche colloquiale, posso dire, cioè relazionale. Ok. Probabile che un'azienda di livello 2 ti salutino, si presentino proprio con la stretta così, magari. Già mai capitato. Quindi quella volta. Un'azienda di livello 2 mi hanno l'art director si è presentato dandomi la mano così. Ok. A posto. Ok. Quella classica, diciamo. Quella di più. Ok, quella da amici. La posizione di un braccio cambia completamente la persona. Per me è un gesto di apertura maggiore quello di darla così. Cioè, come se fosse amici. Di un'amica, sì. Ha fatto un po' le barriere. Sì, è lo stesso spazio. Che dici, no? No, c'è una stretta di mano, però... Quale? Facci vedere. Facci vedere se la sai fare, se la sai no. È una stretta di mano che praticamente invita, cioè dice che si vuole un rapporto. Ah, ok, ok, sì, 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 ok, ok, bravo. Sì, la conosciamo. Diciamo che sì, certo, c'è anche un c'è, ma purtroppo c'è anche un ambito lavorativo. Quando non ci dovrebbe essere, quindi... Ok. Lì è un peccato. Ok. Allora, andiamo più nello specifico e analizziamo quelle che sono le strette di mano più frequenti che vengono utilizzate all'interno di un'azienda. Abbiamo la stretta di mano dominante. Quando si tende una mano, si fa in modo che il palmo sia rivolto verso il basso. Il gesto comunica la volontà di assumere il controllo e gestire l'incontro. Quindi, se io do la mano a Marta, ma io sono... sono il suo capo e ci stiamo conoscendo, lei è stata appena assunta. Se io voglio darle una stretta di mano dominante o comunque voglio farle capire subito chi è che gestisce l'incontro e quindi prendere decisioni, qui la mia stretta sarà così. Quindi il mio palmo è rivolto verso il basso. Sì, però questa non è una cosa naturale, cioè la fai se conosci questa cosa. Se vuoi anche in qualche modo strettare quella che è la tua posizione e sai che in questo modo puoi. Quindi cioè, è un elemento in più che ti dice, che ti fa capire che la persona che è davanti, oltre a stringerti la mano, ti fa capire
Chi è che comanda? Chi è che controlla l'incontro? Però questo è un po' bizzarro, perché se chi sta dall'altra parte non lo conosce, dice ma questo è... c'ha qualche problema. Magari psicologicamente si sente sottomesso. Si vuole capitare. Psicologicamente si sente sottomesso. O comunque non ci abbiamo fatto caso. Esatto. No, no, perché se no, cioè, se si vuole capitare una cosa ci fa in caso. A me è capitato, soprattutto con persone di un'età avanzata, quindi molto più grandi di me, che diciamo, nel nostro lavoro spesso ci capita di entrare in contatto appunto con clienti, quindi ci presentiamo ai privati e spesso, nella maggior parte dei casi, clienti con un'età più avanzata hanno questa stretta di mano, soprattutto quando dall'altra parte vedono persone con un'età più bassa da loro. E quindi diciamo che io ci ho fatto caso dopo che abbiamo studiato questo, però ci ho fatto caso, e la stretta è così. Quindi quando io volto verso il basso, è proprio della porta così. Non ci avevo mai fatto caso, però in realtà capita. E al contrario c'è quindi la stretta sottomessa, cioè la mano viene tesa con il palmo verso l'alto, concedendo simbolicamente, ovviamente simbolicamente, il predominio dell'alto. È capitato anche questo, non so se a qualcuno di voi è capitato, di conoscere una persona che ti dà la mano così. Non so se fateci caso, ti dà la mano così. A me è capitato, non so a voi. Quella dominante. Però... Oh, che succede quando due persone che vogliono entrambe gestire insomma l'incontro, comunque far capire che sono entrambe dominanti, cosa succede? Si stringono la mano, entrambe cercano di voltare il palmo dell'altro in una posizione ovviamente sottomessa. Una sola, ovviamente è simbolico, dura forse un secondo questo, però ne consegue che c'è una sorta, che viene fuori una sorta di sensazione di parità e quindi di reciproco rispetto, quindi le mani rimangono perfettamente verticali o comunque rimangono verticali. E questa, diciamo, è la stretta di mano classica, quella, diciamo, che... Perché però quando avanti tu mi hai fatto, è raro che mi chiedai che non ci sia una mano. Sì. Come faccio di in realtà no? In realtà tu devi darla come la dai, cioè nel senso, non devi per forza modificare la cosa in questo. L'importante è che tu ti renda conto, però, innanzitutto dell'ambiente in cui ti trovi, della persona che hai davanti e del messaggio che vuoi mandare a questa persona. Ovviamente la stretta di mano migliore è quella in cui le mani rimangono verticali, perché si è tra le tipi di giudizio, diciamo. Sì. Poi tu presentati come sei diventato, ovviamente. Certo. È più uno strumento magari a questa disposizione, a disposizione di tutti per capire chi si ha di fronte. Assolutamente. Esistono altre due strette di mano, la stretta con la doppia presa. Quando chiamiamo il dominatore, tenta di portare la vostra mano verso il basso, che cosa fate? Magari invece di avere, ve lo facciamo vedere, invece di fare questo, allora io te, scusami, parlo tu. Invece di fare questo, perché comunque ovviamente è un gesto anche poco carino rispetto alla persona che è di fronte, si fa così, si fa una doppia presa e quindi si porta la mano in senso verticale. Ok? È un gesto, diciamo, anche più carino per far capire che si è pari, si è sullo stesso livello. E poi c'è la doppia presa che può trasformarsi anche nella presa del polso, del gomito, del braccio e della spalla, che sarebbe questa. Quando si incontra qualcuno, l'altra persona può fare così, oppure può fare prendere il gomito, oppure la spalla. Di solito questo è, non so se vi è mai capitato qualcuno che vi dia la mano così all'inizio. Sì. Ok. Spesso si vuole dare sicuramente un'impressione di controllo, quindi si tira la mano così, è come se in qualche modo se si... cercando di controllare l'altro, a volte, come? No, perché adesso mi metto la testa. Però cercate, come sono importanti? Sì, possiamo. Vai.
fa check out anticipato a Varsovia? Allora, il nome, cioè, il cognome è data, allora, Fabiola. Quando fai il check out? 18 ottobre. E poi? Io 25. Sì. Perché
No, c'è poca confidenza, quindi secondo me è proprio un atto spontaneo andare, cioè avere quella stretta di mano piuttosto che un'altra. Ok. In realtà anche quello che diciamo è corretto, e la, diciamo, la cosa da sottolineare è che non bisogna per forza avere una stretta di mano dominante quando ci si presenta, no. Nel senso che non è, è semplicemente un riconosco quello che è il messaggio che ricevo dall'altra parte. Poi, se uno ha una stretta di mano che qui viene così, che viene definita sottomessa, ma va benissimo, nel senso ovviamente poi non è solo quello che definisce la persona, però è un elemento in più da valutare per quanto riguarda poi la valutazione dell'ambiente, per quanto riguarda l'ascolto, che dicevamo anche nei giorni passati, l'ascolto quindi a 360 gradi, non solo quello con l'orecchio, ma anche quello con il corpo, questo è importante. Sono d'accordo con te quando dici che comunque rispetto alle aziende di livello 1 e le aziende di livello 2 la stretta di mano iniziale potrebbe essere anche la stessa, perché appunto non c'è conoscenza tra i colleghi. E così come penso che a volte se c'è qualcuno che ha una posizione più alta della nostra, che non per forza sia il capo, ma può essere anche un capo reparto rispetto a noi, quindi ha una posizione più alta, abbia una stretta di mano diversa dalla nostra, assolutamente. Che sia dominante o che voglia comunque farlo sottolineare, farlo vedere. Cioè, può essere anche che queste persone, visto che oggi parliamo di interazione con il cliente, voglio incontrare una situazione che non è magari esclusivamente lavorativa, tipo può essere una cena di lavoro, c'è qualcuno che voi non avete mai visto, ma che vuole farvi capire da subito come stanno le cose. E probabilmente in ambienti molto formali esiste anche questo tipo di presentazione. Assolutamente. Così come magari siete voi ad avere una posizione, diciamo, di uno status più alto rispetto a un altro impiegato, rispetto ad altre persone che potete conoscere all'interno dell'azienda o fuori, appunto in situazioni come questa, e quindi magari siete voi che scegliete di avere una stretta di mano che in realtà indica dominio in qualche modo. È assolutamente possibile anche questo. Comunque, al di là della, diciamo, della stretta di mano che poi si ha o si decide di dare, l'importante è che la stretta di mano sia sempre calorosa, energica e positiva. Perché? Perché il messaggio che passa, che deve passare, è sicurezza, forza e interesse. Quindi, cercate di non avere una stretta di mano che sia priva di forza o che non prenda bene la mano, quindi che non prenda la mano nella sua totalità. Ok? Cercate di prendere tutta la mano, di metterci energia quando la date, di metterci forza, perché è un messaggio che voi state trasmettendo. Questo è, insomma, abbastanza importante da tenere sempre a mente. Ma non è solo la stretta di mano quello che poi diciamo viene può far passare un messaggio, e anche come mettiamo le gambe. Non so se vi siete mai soffermati a guardare come mettete voi le gambe quando parlate o come l'altra persona posiziona le gambe quando parla con voi. Io lo guardo, io l'ho visto quando abbiamo fatto gli esercizi nei giorni scorsi, però è una cosa, insomma, sulla quale io punto l'occhio. Però anche questo, esattamente come la stretta di mano, non vuol dire che è esattamente così. Cioè, per esempio, la posizione in piedi, dritti, sull'attenti, quindi in piedi dritti, con le gambe parallele, con la schiena dritta, con il petto fuori, eccetera, denota una formalità e un atteggiamento neutro, e soprattutto non c'è né volontà di andare via né desiderio di restare. È un atteggiamento neutro che semplicemente assumiamo quando parliamo e che ci indica che vogliamo stare esattamente dove siamo. Questo non vuol dire che
Cioè, questo è semplicemente un elemento in più che voi avete adesso, conoscendolo, a disposizione per valutare l'ambiente in cui vi trovate. Ok? Quando entrate in un'azienda, quando conoscete i vostri colleghi, quando dovete esaminare voi qualche candidato, eccetera, sono elementi in più che avete per completare il vostro esame. Ho presente la posizione delle gambe divaricate, quindi sempre in posizione di piedi eretta, gambe divaricate, i piedi sono saldamente piantati per terra, quindi vuol dire che si sta bene dove si è, non si ha intenzione di andare via, si è lì. Io sono sempre così. Ok. Oppure sempre in posizione eretta, con un piede in avanti. Questa è una posizione che denota il fatto che si è pronti o intenzionati a muoversi o a spostarsi dal luogo in cui si è, quindi diciamo si è forse anche un po' impaziente di essere lì e quindi appena possibile ci sposteremo da quella posizione. O ancora, posizione retta, quindi sempre in piedi, con le braccia incrociate o anche proprio chiuse, sì, e le gambe incrociate, quindi esatto, totale chiusura, inaccessibilità. Oppure un'altra posizione, che adesso Marta non può fare, ma la faccio vedere io, perché si chiama posizione del 4 americano. Anche questo è un 4, quindi del 4 americano. Siamo aperti all'ascolto, siamo disponibili ad ascoltare la persona che si è... Non mi vedi uscire? No, devo uscire un attimo. Ok. E siamo aperti e disponibili all'ascolto. Preferibilmente una posizione che di solito assumiamo con persone magari non in ambienti lavorativi, ma comunque in ambienti leggermente meno formali, però comunque una posizione di apertura. Poi c'è l'altra seduta, tutta la sedia, con le caviglie incrociate, tipo così. Quindi, vedete? Sì. Tipo che si sta con le caviglie così, eccetera. Significa che non si partecipa davvero alla discussione o al colloquio che si sta avendo perché non si ha molto interesse in quello che si sta dicendo o non si è disposti a partecipare a quella conversazione realmente, quindi la si fa perché per forma bisogna essere lì, bisogna ascoltare, bisogna parlare, ma in realtà non si vorrebbe fare. E poi c'è la posizione seduta all'europea. La gamba sinistra sopra la destra, che è la posizione classica che abbiamo molto spesso, e che semplicemente è una posizione che assumiamo per comodità. Quindi ci sono anche le posizioni che assumiamo solamente per comodità e che non indicano per forza nessun tipo di messaggio. E la destra sulla sinistra, ma perché la sinistra se ne va da sola, c'è un po'. Io quando faccio il 4 lo faccio la sinistra. Ah sì? Quando faccio la destra. Però comunque diciamo che la posizione sia appunto può dipendere da quello, può dipendere dalla conformazione fisica, da tante cose, ma diciamo che come posizione, come o che sia così, comunque è comodità, quindi siamo semplicemente seduti. Una volta che abbiamo consapevolezza del messaggio, quindi inviando o che stiamo ricevendo attraverso il body language, allora potremo confrontare i segnali non verbali da quelli verbali, perché poi ovviamente non c'è soltanto il body language, c'è anche il linguaggio. Essere percettivi significa essere capaci di individuare le contraddizioni tra il linguaggio orale e il linguaggio corporeo di un soggetto. Secondo voi, è possibile fingere un linguaggio non verbale in un determinato momento? Sì. Ok.
secondo me sì, lo puoi fare nella situazione. Lo puoi fare se sei a conoscenza, se hai un'altra conoscenza del di quel, ad esempio, io ho avuto una volta un colloquio con uno psicologo. Sì. Quando di solito parlo con amici, non uso la posizione di stare seduta così con le mani così, di solito lo tengo così per comodità, sì, oppure le tengo così. Sì. Però in quel determinato momento sapevo che di non dover mettere così e quindi stare così, anche se non è una posizione naturale. Okay. E quindi è una posizione che ho assunto perché sapevo che dall'altra parte era meglio dell'altra. Perché? Quale messaggio volevi che arrivasse all'altra persona? Un po', perché sapevo che ero l'ultimo colloquio militare, sapevo che preferiva vedermi così, ecco. Ok. Più composta, no? Perché secondo te c'è cioè, il messaggio che mi arriva, che parla con me, che ti così, è composta. Sì, tutto quello che probabilmente non il controllo di se stesse. Ok. Comunque è anche una posizione un po' più neutra, quindi comunque non ho, no, gli confondo un po' l'idea anch'io. Quindi nascondo le tue parti. Ok. Qualcun altro? Secondo me deve essere molto, molto, molto concentrato. Sì. No, no, no. Mi sento stare a pensare, oddio, come è stata la in maniera diversa. Cioè, no, è anche un'intelligenza emotiva, no? Cioè, tu sai che sarà incontro e quindi ti comporti di conseguenza così. Magari metteri la posizione peggiore, cioè, di certo non metteri in questa così. Diciamo, voi dite che il cambiare posizione non vuol dire per forza mandare un altro messaggio, ma fingere un linguaggio non verbale in un determinato momento, cioè ad esempio io sono a un colloquio di lavoro e penso, so, che mi viene richiesto, viene sicuramente osservato il tuo body language, io voglio fare una buona impressione, voglio far vedere che sono una persona disponibile, aperta al dialogo, sono pronta all'ascolto, eccetera, eccetera. In realtà la mia lingua, il mio carattere non è quello. Però io lo sono perché so che dall'altra parte è quello che mi chiedono. Ma lo vedrai allora, successivamente poi. Allora io nel mio body language cerco di far passare questo messaggio. E la mia domanda è, secondo voi si può mentire in questo modo? Si riesce a farlo? Si riesce, ma secondo me poi dopo vedono che non sei realmente così. Quindi avremo sempre dopo. Sì. Se sei bravo, riesci a. Non è dipende da persona a persona. Magari menti quella volta, però non riesci a stare magari un anno in un'azienda e comportarti per la determinata maniera. Ok. Devi essere concentrato, non devi sbagliare nemmeno una. Però poi devi stare anche attento a non farti fregare dal linguaggio verbale, perché poi se entrare il linguaggio verbale li credi. Cioè stai così, sei tutto sicuro di te, ma poi inizi a tremare quando parli, allora là il recruiter se ne accorge dal linguaggio verbale. Puoi finire una stretta di mano. Magari ti concentri troppo sul linguaggio non verbale e alla fine ti fonte il linguaggio verbale. Ok, esatto. E infatti. Diciamo che la risposta a questa domanda è che sì, volendo si può fingere perché si può fare tutto, ma non lo si può fare a lungo termine. Quindi come dicevi tu, sì, in quel momento posso provare a fingere qualcosa, magari mi preparo benissimo davanti allo specchio, mi imparo a memoria quello che devo fare anche a livello di movimento, eccetera, eccetera, ma poi a lungo termine in realtà se fingo viene fuori. Quindi esatto, quindi ci ricolleghiamo all'essere comunque sempre sinceri e onesti rispetto a, all'ambiente per il quale poi facciamo domanda di impiego. E ovviamente l'altra questione è che se poi il linguaggio verbale entra in contraddizione con il linguaggio non verbale, andiamo anche in tilt noi perché crolla tutto quello che c'eravamo preparati. Assolutamente.
Assolutamente sì. Nei contesti aziendali, questo era l'altro argomento che volevo affrontare con voi, però volevo prima fare una piccola pausa. Sì, sono le 3, sono le 5. Sì, facciamo adesso così poi. Sì. Va bene, allora ragazzi, facciamo una pausa adesso, massimo una decina di minuti, e poi torniamo in aula così andiamo avanti con l'altro argomento. Thank you.
Grazie.
risoluzione dei conflitti che si verificano in azienda. Nei contesti aziendali, così come in tutti gli ecosistemi complessi, si verificano continuamente micro e macro conflitti che si sviluppano principalmente in due ambiti: i conflitti interni all'azienda, quindi tra colleghi, livelli diversi, gruppi o reparti diversi, e i conflitti con l'esterno, quindi clienti, fornitori, partner. Secondo voi, quali possono essere tre esempi di conflitti interni all'azienda e tre esempi di conflitti esterni? Vorrei che li scriveste, vi darò un timing, e vorrei che li scriveste. Tre conflitti interni all'azienda, tre conflitti che possono verificarsi all'esterno, diciamo, dell'azienda. Con l'esterno. E se potete argomentarvi. Ci siete partiti al palco? No, ci prendo il foglio. Per quanto riguarda i conflitti interni e tre casi diversi per quanto riguarda i conflitti esterni. E se potete argomentare. Cioè, non vuol dire perché. Cosa sì? Cosa è successo? Qual è il conflitto, perché si è creato? Tra chi?
tuoi? Ho scritto le cose quelle di conflitti interni, quelli che assorbono innanzitutto a colleghi per quanto riguarda la formazione delle ferie, che si verificano quando c'è magari un dipendente che lavora meno rispetto ad altri, quindi si spreca meno rispetto ad altri, quindi sorgono un po' delle gelosie. E anche quella che si verifica nel contesto in cui sorgono dei conflitti tra dipendenti e il datore di lavoro in relazione a questa disposizione in merito a questi conflitti. Ok, quelli esterni invece? Quelli esterni ho scritto soltanto per esempio nel contesto del rapporto relativo a aziende e fornitori quando non ci sono state, non sono state consegnate gli ordini. Allora, i conflitti interni possono essere tra colleghi, quindi per esempio magari lavorano nello stesso compito, nello stesso progetto, però non c'è accordo su come svolgerlo, oppure tra dipendente e supervisore, per esempio perché c'è mancanza di puntualità da parte del dipendente, oppure ancora tra datore di lavoro e dipendente ci può essere una violazione della policy aziendale da parte del dipendente, magari rispettare il dress code o anche la presenza sui social. Per i conflitti esterni ho scritto che non si rispetta la deadline della consegna della merce, per esempio, oppure c'è un mancato pagamento della fattura di un prodotto o di un servizio. Grazie. Gli interni ho segnato il conflitto tra due reparti, tipo i charity, perché il secondo magari non sta fornendo abbastanza supporto al problema che è sorto. Poi tra colleghi, perché non si sta prendendo per i periodi che si arrivano all'altro, cioè vabbè, sempre quello che dice Lucia sulla formazione delle ferie. E poi tra capo e manager, per non aver rispettato una scadenza da parte del manager, il capo. Per quanto riguarda gli esterni, tra azienda e cliente sui social, che magari il cliente si lamenta di servizio, di prodotto mettendo una stella, o tra fornitore e capo, perché il primo non ha rispettato i pagamenti, e poi tra social media manager e un partner esterno dell'azienda, tipo il fotografo, per non aver consegnato il materiale necessario a pubblicazione di posti. Okay, quindi possiamo dire che il fotografo è un esterno all'azienda. Sì, il fotografo è esterno, sì. Ok. Allora, io tra vent'anni ho un conflitto nel team, in caso ad esempio non ci saluta all'interno del team, c'è competizione tra i colleghi. Conflitto tra dipendente e datore di lavoro, in caso il dipendente si rifiuta di effettuare un compito oppure non ha disponibilità per determinate turistiche. Conflitto tra team e team leader, in caso in cui il team leader fece interesse e non quello del gruppo. Quelli esterni, conflitto ad esempio tra consulente e cliente, in caso non sono soddisfatte delle richieste fatte dal cliente, quindi, oppure nel caso in cui il cliente non ha effettuato i pagamenti in tempo, e conflitto tra società e fornitore, nel caso in cui il fornitore e la società non ha effettuato i pagamenti. Stavo pensando ai conflitti interni che hai indicato rispetto al team leader e poi rispetto alla collaborazione tra colleghi. Quindi il conflitto si viene nel momento in cui non c'è collaborazione tra i colleghi, sì, giusto? Sì. Il team leader non fa l'interesse del gruppo. Sì, perché ad esempio cioè, è capitato proprio nel mio progetto che il team leader, cioè il project manager, andava a difendere il cliente piuttosto che il team. Invece non deve essere così, tu devi fare sempre, cioè devi sempre proteggere il tuo team. Ok, allora, per quanto riguarda i conflitti interni, ho scritto
stessa proporzione, quindi entra in conflitto tra di loro, oppure può esserci un conflitto tra gruppi per l'assegnazione di un progetto. Buongiorno. Ciao. Bene. Non ho spostato nel livello 1. Perché? No, ok. No, non ho capito perché ti ho spostato qui. Io quando ci vuoi utilizzarlo, okay. È domanda per la persona del livello 1. Ok. Allora, mi dice il tuo nome? Abbiamo iniziato da poco con questa slide che puoi leggere e ho chiesto a tutti, se vuoi farlo anche tu, su un foglio, scrivere tre esempi di conflitti interni all'azienda e tre esempi di conflitti esterni all'azienda. Il tempo che finiamo chiedo a tutti di leggere, poi magari leggiamo i tuoi. Grazie, la slide la puoi leggere qui. Ok, allora invece conflitti esterni, conflitto tra il reparto di logistica e fornitori, oppure quando un determinato servizio non è conforme alle aspettative del cliente, oppure per esempio quando la merce non raggiunge un determinato indirizzo. Ok. Allora, per quanto riguarda gli interni, ad esempio una vendita di cambio turno che viene accettata da un collega, oppure c'è un reparto che andrà a fare la parte dei contenuti, quindi ci ha portato a reparto a scrivere la prima. Oppure quando ad esempio un collega ruba un cliente. Un cliente? Un collega? Ruba un cliente. Un cliente. Per quanto riguarda gli esterni, come ad esempio un cliente si lamenta del proprio servizio, oppure ad esempio nel caso di un ristorante, quando il fornitore non arriva all'orario, quindi c'è tutta la preparazione dei cibi, oppure quando il cliente minaccia di fare caso all'azienda, nel caso di cui appunto ciò è ancora in attesa del rimborso. Sono simili a quelli degli altri, comunque per i conflitti interni è il classico lotta a capo dipendente, ovvero ci può essere l'errore della svolgere di una mansione di un compito, quindi il capo si lamenta. E tra colleghi invece magari quando un collega ha fatto un lavoro e chiede all'altro un aiuto, ma da parte sua un strumento viene legato, questa sua fare il proprio compito. A capo è dipendente, però magari vuole un aumento e chiede al capo ara, cioè lavora nell'azienda da 10 anni, o è un buon esperto, acquisire un ruolo superiore, ma questo non viene riconosciuto. Mentre per conflitti esterni, tra cliente e fornitore, ad esempio la merce arriva in ritardo, quindi il fornitore è costretto a risarcire il cliente. O tra un'agenzia esterna e un cliente, ovvero l'agenzia di solito spesso è una risorsa, il cliente magari questa risorsa non va bene, non è professionale, poi il cliente non rimane soddisfatto e quindi si crea un conflitto. Ok, vai là. Sì, per quanto riguarda gli interni, difficoltà o mancanza di comunicazione tra le parti e i colleghi, perché questo appunto non porta incomprensioni, cioè coordinamento, timing, appunto, quindi che possono generare conflitti, probabilmente qua dove. Poi problemi dovuti alla comunicazione tra colleghi e anche per quanto riguarda la concorrenza, perché avere una stessa posizione a uno stesso grado più alto porta a fare degli estremi, magari rispetto a emergere a essere l'altro e si creano dei conflitti. E poi sull'ambiente del lavoro, dal punto di vista della collocazione sia geografica sia del fit out dell'allenamento e anche della logistica in generale, perché non avendo un ambiente di lavoro ottimizzato sicuramente porta a non so, smarrimento, problemi, confusione e poi ci sono conflitti. Quelli esterni invece sicuramente i rapporti e le relazioni business to consumer sono a base con i competitors, perché sono i principali nemici, sempre da tenere no, sott'occhio e cercare di prevedere le loro mosse, parti, e sul punto di vista della visibilità, perché appunto diciamo come farsi vedere si può entrare in conflitto magari di visioni tra, come diceva Davide, il media manager, l'ha detto una campagna pubblicitaria e il resto.
commenti per ritardo nelle consegne che causa ritardo anche all'interno del lavoro. Gli litigi tra dipartimenti sono divenuti. Poi conflitto tra colleghi per invidia di prestazione, ognuno vuole dare il meglio screditando il lavoro di altri. E poi conflitto tra colleghi perché alcuni fanno meno di altri. Per gli esterni invece pagamento in ritardo ai fornitori, conflitti con clienti per non aver soddisfatto le loro aspettative anche avendo pagato una determinata quota e conflitti con partner perché loro magari vogliono un prodotto o servizio che non è etico come l'azienda vuole. Ok, perfetto. Antonio, tu hai scritto qualcosa? Sì, stavo... Allora, conflitti interni, conflitti tra colleghi che si stavano appunto tra chi lavora più e chi lavora meno, conflitti diciamo per mancanza appunto di aiuto tra i vari colleghi, ma magari c'è qualcuno che si limita solamente a fare il suo senza magari dare una mano agli altri, e anche magari conflitti che si stavano tra conflitti gerarchici cioè appunto che si stavano all'interno dell'azienda, dove magari il responsabile, nel caso in cui sia molto disponibile nei confronti degli altri diciamo dipendenti. Mostrandosi troppo disponibile, magari potrebbero approfittarsi dei vari colleghi, magari non riescono magari più ad ascoltarlo e quindi non riuscire più ad essere autoritario. Nel caso, ad esempio, di questi conflitti gerarchici che si potrebbero installare. Esterni, invece, stavo pensando, conflitti esterni che si instaurano magari tra le aziende che vengono collocate negli stessi stabilimenti, magari il conflitto al prezzo più basso, magari non è in concorrenza rispetto a tutti gli altri, quindi diciamo potrebbero crearsi questi conflitti, ma poi in cui l'azienda magari applica dei prezzi molto inferiori che vanno diciamo al di sotto dei punti di parere. L'azienda è dello stesso tipo, della stessa tipologia, oppure conflitti esterni, quando un'azienda cerca di occupare un'altra fetta all'interno dell'azienda determinati prodotti che già sono venduti da aziende. Non lo so, adesso sto pensando l'altro. Ok, va bene. Ok, che ci si ritrovi in aziende di livello 1 o di livello 2, esistono tipologie simili di conflitti che si possono verificare. Cambieranno tra i due livelli le modalità di risoluzione. Quindi tutti i conflitti che avete elencato ovviamente sono possono facilmente succedere sia in aziende di livello 1 che di livello 2, ma appunto cambia poi la modalità con la quale vengono affrontate e soprattutto con la quale vengono risolti questi conflitti. Come dice Edgar Schein, il primo passo per la risoluzione dei conflitti è dato dall'abilità di ascolto, ovvero di essere in grado di comprendere le componenti verbali e non verbali tra le parti in conflitto. Volevo sapere cosa ne pensavate di questa definizione di Shane. Secondo voi è condivisibile, non è condivisibile? Può essere modificata in qualche parte rispetto anche all'esperienza che avete, rispetto a quello che avete imparato durante queste lezioni, queste due nei giorni precedenti? Cosa pensate di questa affermazione di Shane? Che ci sono conflitti che non si possono risolvere. Ok, che non si possono risolvere in generale, non si possono risolvere tra colleghi o tra ruoli pari, tra status pari. No, ci sono situazioni che si creano in cui è impossibile risolvere il conflitto perché magari abbiamo citato uno tra fornitore e azienda perché il secondo non ha rispettato i pagamenti, cioè come fai a farti pagare tu fornitore se il campo ci sono sentire, si fa vedere, se l'azienda ti mette gli avvocati. Cioè procedi a livello legale, cioè nel senso vai, è una cosa ovviamente che non può risolvere il fornitore da solo perché non ha la forza certo, legale. In questo caso non ci sta la... No, io in realtà vedo il contrario, perché qua dice che la risoluzione è data dall'abilità di ascolto, quindi comunque si analizza la situazione e si trova una soluzione. Cioè nel mio caso non servirebbe l'abilità di ascolto, servirebbe a niente perché occorrerebbe passare via legale per esempio.
È una citazione molto, molto filosofica questa. E non pensi che il discorso dell'ascolto potrebbe essere, cioè la soluzione, chiamiamola soluzione, al conflitto insolubile, insanabile che stai dicendo tu, potrebbe essere quella di ascoltare qual è la situazione, capire che non c'è la possibilità di risolvere all'interno dell'azienda o tra azienda e fornitore da soli, e quindi bisogna rivolgersi a terzi, quindi vie legali, eccetera, eccetera, quella potrebbe essere la soluzione, dopo aver però ascoltato quella che è la componente verbale e anche quella non verbale, in questo caso probabilmente di non verbale c'è poco, tra le parti del conflitto. Certo, ma questa abilità di ascolto che implica che poi ci debba essere un'apertura verso l'altro. Ma la persona verso l'altro non ci può essere sempre per sapere legale, cioè è un ascolto, è una forza, una ci deve essere anche una comunicazione. Nel tuo caso, ad esempio, non c'è perché non si riesce più ad avere il pagamento, no? Perché è sparito il capo, è sparito. Cioè, però se tu procedi con un legale riesci a metterti in contatto, non per forza deve essere una posizione, però già in modo di... Io credo che con lui quando dice risoluzione non credo che intenda per forza apertura. No. Intende probabilmente intende soluzione, che appunto quelle delle legali è una soluzione. In questo caso probabilmente potremmo applicare l'abilità di ascolto come capacità interna all'azienda che deve risolvere, cioè al fornitore che deve risolvere. Non so se mi spiego, cioè se noi decidiamo di aprire alle vie legali e tra di noi dobbiamo ascoltarci e capire in quale modo dire alle vie legali, dopodiché questo ascolto interno a noi ci dà modo di trovare una strada verso la risoluzione, la strada verso la risoluzione è la dire alle vie legali. Potrebbe essere questo, sì, ma anche... interpretare in questo modo. Nel momento in cui il fornitore è da solo, non può ascoltare gli altri, deve ascoltare se stesso. In questo caso. È chiaro. Però stavo facendo un esempio. Mi sembra molto forzato tutto questo. Cioè, questa teoria si può mettere in pratica tra colleghi, quando si comune insieme, però queste metodi dinamiche serve altro. Sicuramente ci sta, è giusta, ma non puoi applicarlo. Ok, però come base di un ragionamento, certo, diciamo, sì. Potrebbe... Okay. Qualcun altro vuole aggiungere qualcosa? Siete d'accordo con Shane? Sì. Sì, secondo me è molto... Ah, vabbè, non capisco quanto è una cosa di danno, però c'è un po' più a conflitti meno difficili. Comunque, il primo passo è mettersi in mano dell'altro, cioè cercare di vedere le cose dalla sua prospettiva e per un po' stare dietro, cioè la cosa più giusta. Anche in caso di un'identità, se il capo ascoltasse, volesse veramente ascoltare, risolverebbe il problema. Quindi sempre l'ascolto, ma sempre tutto. Sì, okay. Non mi paga, mi deve dare 250 euro di sforzo. No, devo dire. Sei cazzato. Sì. Allora, i conflitti possono essere inoltre formali, quindi interpretazioni errate di regole esplicite, codificate e trasparenti, dettate dall'azienda, o culturali, quindi scontro tra visioni diverse su temi che riguardano soprattutto dimensioni simboliche. La risoluzione dei conflitti è un elemento essenziale in un ambiente di lavoro sano, perché la mancanza di comunicazione e di collaborazione può portare a un aumento degli errori. Mi fate un esempio di conflitto formale in cui vi siete trovati o che secondo voi potrebbe essere rispetto all'interno di un'azienda, quindi un'interpretazione errata di regole esplicite, di regole dettate dall'azienda, codificate e trasparenti, nel senso che sono comunque conosciute da tutti e che una volta entrati in azienda queste regole vengono rese ufficiali per tutti.
essere un conflitto, vabbè, è una cosa un po' così, banale. Magari viene un cliente, mi fa il pagamento, io non metto lo scontrino. So che devo metterlo, però per il momento non lo metto. È una cosa errata, anche se comunque è una regola esplicita che la so, perché non è che appena sono entrata in azienda che hanno detto fai lo scontrino, lo do per scontato, no? Che devo fare. Perché per il momento non lo faccio, è un errore mio. Ok, diciamo che in quel caso però io, tuo superiore, ti do un movimento. Sì. Quindi diciamo la risoluzione in quel caso è, mi fai lo scontrino, l'hai fatto, ti do un ammonimento, ti un rimprovero, come vogliamo chiamarlo. Ok, qualche altro caso, qualche altro esempio che viene in mente? Sono trovato... solo come spettatore un conflitto in azienda tra due reparti. Sì. E poi si è iniziato a chiamare. In realtà mi sa che hanno iniziato a chiamarsi per telefono, ma stavano uno al primo piano e l'altro al secondo piano. Cioè, in realtà i piani erano. Vabbè. Stavano vicini e si parlavano comunque al telefono e lì si incazzava quella che stava giù. E qual era la discussione, sai? No, non stavo aiutando il reparto. Non avessi messo tutti qua io. Il reparto IT non aiutava il reparto di chat. Nella risoluzione di questo problema, e questa diceva tu non hai fatto questo, fatto quell'altro. Rispetto a delle regole che però erano. Ma erano regole trasparenti in questo caso, però era formale come. Sì. Tradizioni diverse. Ok, troppi conflitti nell'azienda. E invece un conflitto culturale? Quindi, culturale, dimensioni simboliche, quindi non si parla di regolamenti di politiche aziendali o di regolamenti scritti o di regole esplicite, in questo caso, ma si parla fondamentalmente di visioni diverse. Potrebbe essere il capo che non dà la promozione, potrebbe essere il capo che magari non dà la promozione alla figura femminile a discapito di una maschile, pur avendo entrambe a livello meritocratico meritato una miglioria nella loro posizione, e non la dà la figura femminile perché è in ok. E quindi in quel caso dovrebbe essere una visione diversa riguardo la dimensione del senso in questo caso, cioè un conflitto culturale, esatto, perché il capo non sta rispettando in questo caso una figura femminile. Ok, tu dicevi qualcosa? No, avevo capito cioè la dimensione che l'avessi data alla donna vicino. Ah, infatti che sono assolutamente il contrario, che l'hai data alla donna. Ok, qualche altro esempio che ti sì, sento? Una cosa che mi è successa a me, cioè non a me, il mio direttore, io lavoravo in un hotel ed era un meeting internazionale, c'era un fornitore cinese. Loro, cioè come noi, usano dare il biglietto da visita. Per noi ovviamente se uno ci dà il biglietto da visita, noi prendiamo il biglietto da visita e lo mettiamo in cassa. Mentre per il fornitore cinese, o comunque per i cinesi, quel biglietto da visita è un'immagine loro, quindi se io la do magari a una persona, deve essere guardata per 5 minuti, la deve leggere di fronte a me, mentre il mio direttore l'aveva messa in tasca e il cinese si era abbastanza incazzato, se n'è andato, no? Quindi il mio direttore ha perso un'opportunità, quindi non credo abbastanza importante. E non siete riusciti a rimediare spiegando? No, poi il nostro Richard dell'albergo ci ha spiegato anche questa cosa qui. Sì, comunque questo è un conflitto anche culturale perché io non conosco la cultura. Certo, assolutamente. Ok, risoluzione dei conflitti. Kenneth Thomas e Ralph Killman, non so se qualcuno li ha mai sentiti nominare o conosce, hanno elaborato un modello di risoluzione dei conflitti che prevede 5 stili di gestione interpersonali differenti. Allora, il primo è
la dominazione, quindi utilizzo il potere del proprio status per risolvere il conflitto. Il secondo è la sottomissione, abbandono del conflitto, cedendo. Poi abbiamo il compromesso. Entrambe le parti sacrificano qualcosa per prendere una decisione mutualmente accettabile. E di livello 1, quando la soluzione conviene a entrambi, ed è meramente strumentale. E invece utilizzata a livello 2, quando le parti rinunciano entrambe a qualcosa per un bene più grande, quindi per un interesse condiviso. E poi c'è l'integrazione. Questo stile di gestione del conflitto implica lo scambio di informazioni e l'esame delle differenze tra le diverse posizioni al fine di raggiungere una soluzione accettabile da entrambe le parti. Secondo voi, la risoluzione di un conflitto con la dominazione è più adatta a un'azienda di livello 1 o di livello 2? Di livello 1. Fatemi un esempio di una risoluzione di conflitto con la dominazione. Cosa per esempio, quando un responsabile, una rete qualunque, dove magari il dipendente non condivide le stesse idee del responsabile, però il responsabile, in quanto appunto avendo un ruolo maggiore rispetto al dipendente, impone le proprie regole, senza comunque appunto scendere in compromesso con il dipendente, appunto utilizzando la dominazione, cioè appunto dicendo, per questo, cioè proprio per il motivo per il quale appunto io sono superiore a te, si fa questo e basta, senza magari ascoltare cosa il dipendente vuole dire, magari comunque può essere una teoria all'interno dell'azienda, però appunto essendo, cioè, il responsabile, ricoprendo una carica, cioè un ruolo da superiore, domina sul dipendente. Ok, esatto. Invece sottomissione, abbandono del conflitto cedendo. Secondo voi è una risoluzione? Caso il dipendente, la sottomissione potrebbe essere più dipendente di livello 2, che è più teso all'apertura verso l'altro, forse. Però comunque è una cosa che succede a livello 1 facilmente. Il caso ad esempio di un capo che, no, di un manager che dice al subordinato: se non fai questa cosa lo vado a dire al capo. Ok. E quello poi dipendente, il subordinato la fa per costrizione, sottomettendosi. Ok, se ci pensate, in realtà potrebbe essere anche una risoluzione di livello 2, perché in realtà come livello 1 appunto c'è il fatto di cedere, perché a un certo punto c'è la sorta di responsabilizzazione di quello che è il proprio ruolo, o in questo caso anche il proprio ruolo all'interno però del conflitto, quindi il fatto di cedere, quindi dire va bene, non è mia responsabilità dover risolvere questo conflitto, ok. Invece in un'azienda di livello 2 ci potrebbe essere la sottomissione nel caso in cui rinuncia o comunque sì, ci si sottomette per non mettere in pericolo quello che è il lavoro di gruppo, quindi la condivisione del lavoro, della responsabilità fondamentalmente. Quindi in realtà è una risoluzione che può essere applicata sia a livello 1 sia a livello 2, però in base alla situazione che è creata e ovviamente con una metodologia diversa. È molto più facile nel livello 1 perché c'è l'ierarchizzazione tendenzialmente, certo. Livello 1. È più, diciamo, più immediato, nel senso è ovvio che, certo, uno status più alto ha più potere rispetto a uno status più basso, quindi è più immediato sicuramente. Invece il compromesso in realtà, va bene, come già spiegato, ma può essere sia di livello 1 quindi che di livello 2, quindi un po' come la sottomissione. Quindi entrambe le parti sacrificano qualcosa per prendere una decisione mutualmente accettabile, quindi viene accettata da entrambe. E livello 1, quando la soluzione conviene a entrambe le parti ed è veramente strumentale, quindi appunto c'è la responsabilizzazione di quello che è successo. E invece è livello 2, quando le parti rinunciano entrambe a qualcosa per un bene più grande.
E poi c'è l'integrazione. Secondo voi l'integrazione è di un'azienda di livello 1 o di livello 2? No, chi ha detto qualcosa? Secondo me 2. Ok. Sì, io lo dico. Secondo voi a livello 1 questo può succedere, può avvenire o può essere applicato per la risoluzione del conflitto? No, perché ci sono sempre delle regole ben definite, secondo me, quindi non si dà neanche la possibilità di integrare qualcosa, cioè c'è sempre chi comunque se ne occupa di queste cose qui, quindi non penso arrivino altre persone a dover dare altre informazioni, cioè comunque cioè la vedo, diciamo, messa proprio così. Quindi la vedi per un paio due. Sì, dove magari credo chiunque può dare varie informazioni o può dare, diciamo, il suo contributo. La mettiamo come una settimana, ognuno deve fare il proprio compito e non può magari dare informazioni inerenti ad altre cose che non spettano, appunto, diciamo, nel quello che deve fare lui. Ok, quindi c'è meno condivisione sia di informazione che anche di volontà forse della risoluzione in prima persona. Va bene, siete d'accordo? Sì, ma secondo me può anche essere di livello 1. Perché non è detto che tutti i superiori di livello siano, diciamo, tarati, cioè penso che l'altro persona con la giusta e basta. Magari è una persona aperta, pronta ad ascoltare e valutare ciò che dice appunto il suo operaio, insomma, il suo dipendente, ecco. E quindi magari raggiungere appunto la situazione di accettare, magari trovando, come dicevi, arrivando a una soluzione accettabile per entrambe le parti, perché magari ciò che propone il suo dipendente non è proprio tutto sbagliato, quindi conviene anche a lui. Sì, può essere anche secondo me potrebbe essere applicata anche a livello 1, perché secondo me ci può essere uno scambio di informazioni, nel caso in cui poi appunto a livello personale ci può essere il raggiungimento di un obiettivo poi, della risoluzione di quel conflitto. Ok, allora. Andiamo avanti, vi faremo vedere delle scene di conflitti che possono succedere, che possono verificarsi in un'azienda. E avete foglio e penna davanti ancora? Ok. Per ogni conflitto che vedete, per ogni situazione, vi chiediamo tra le due. Chi ha lo status più alto e chi quello basso rispetto alle due? Qual è il vero conflitto che si crea? Quale potrebbe essere la risoluzione del conflitto rispetto alle modalità che abbiamo visto e perché? Ok? Allora iniziamo col primo. Ok, che è serpente e impiegato. Lo faccio in piedi e dici. Buongiorno, ho notato che neanche oggi ho svuotato il cestino delle carte. Sì, purtroppo mi dispiace, ma devo dirle che sarebbe il caso che lei lo spostasse un po' più fuori dalla sua scrivania, perché a volte io proprio non lo vedo. Ma sta scherzando? No, mi sta scherzando, vero? Però le sto facendo un reclamo e lei mi risponde scherzando? Non sto affatto scherzando, io veramente quando entro molto spesso lo cerco. Quindi lei non vede il cestino che è sotto la mia scrivania, perché è sotto la scrivania che è qui, esattamente il luogo in cui dovrebbe stare un cestino delle carte.
lo so, gli altri lo tengono un po' più fuori, lei lo... Quindi soltanto sotto la mia scrivania lei non guarda? È capitato spesso, forse, cioè, le faccio questa domanda, la prima volta che... No, è capitato un sacco di volte, poi sono attentissima a differenziare tutti i rifiuti, qui ci sono soltanto carte, lei raccoglie soltanto le carte e mi lascia tutte le carte qui, tutti gli altri rifiuti, io li separo sistematicamente, poi li raccolgo, li vado a buttare in altri cestini che vengono svuotati da altri serventi come lei. Mi dispiace, però proprio veramente mi dispiace. Mi dispiace cosa? Ma mi svuoti il cestino e basta e se ne vada. Allora, questo è stato il primo conflitto. Vi chiediamo, non so se avete già scritto le domande, di rispondere alle domande che sono scritte. Quindi, chi ha lo status più alto o quello più basso? Qual è il vero conflitto che si è creato? Quale potrebbe essere la risoluzione del conflitto e perché? Vediamo un timing. Subito. Ok, via. Ovviamente soltanto del numero uno che abbiamo fatto vedere, ma considera gli altri. Sì, il mio capo. Ok. Qual è il vero conflitto che si è creato? Allora, io ho scritto mancanza di attenzione e di cura da parte dell'inserviente. Ok. Perché come dormi ne lascia difficile perché a tutto questo cestino veniva svuotato, però il suo no. Quindi è una mancanza di attenzione, oltre che il rispetto, perché era abbastanza esagitato.
la risoluzione del conflitto e spostare il cestino, appunto come afferma l'inserviente, era aggiunto se si verifica nuovamente magari questo episodio per prendere provvedimenti. Ok, quindi rispetto a, alle tipologie di risoluzione del conflitto, secondo te è... innanzitutto questo è un conflitto formale o culturale, secondo te? Formale, siete d'accordo? Sì. Ok. E rispetto a dominazione, sottomissione, compromesso e integrazione, quale potrebbe essere la risoluzione di questo conflitto? Dove è dominante? Cioè, ah, la risoluzione. Compromesso, ci vuol dire anche questi due. Io sento una situazione preso lavoro, quindi mi controllare e svoltare il gestione, semplicemente. Dominazione. Per un posto? Compromesso. Certo. Perché è dominazione dipende dal cerchio, lo vedi però. La dominazione scusami. Dipende da che prospettiva, cioè se dal direttore dell'impiegato o dal. Ok. Perché se si arriva ad un compromesso, il creato mette il cesso. Ma cosa servirebbe o cosa è successo? Come? Cosa servirebbe o cosa è successo? No, come potrebbe essere risolto questo compromesso? Secondo me è un compromesso. Compromesso. Se il compromesso è stato dal punto di vista del dell'impiegato. Eh sì, perché lo sanno sul più alto. Cioè è lui che può risolvere il conflitto fondamentalmente. Ok, compromesso. In che modo? Cioè, qui implica lo scambio di informazioni, mentre allora, il piegato dà informazioni al servizio che è il cestino, non è il no, bugia, il servente dà il piegato l'informazione che il cestino è posizionato male. E come compromesso lui va incontro del servente, il piegato mette il cestino in un angolo, in modo tale che il servente lo possa vedere. Ok, ma secondo voi l'impiegato era disposto a spostare il cestino? No, okay. Però se avete ascoltato, avrebbe potuto risolvere tramite integrazione, tramite compromesso. Ok, però rispetto, però se voi vi trovate in una situazione del genere, di fronte avete un vostro, se voi siete l'inserviente e di fronte avete un vostro superiore che ha quell'atteggiamento, ascoltandolo vi rendete conto che è un compromesso difficile riuscire ad avere, soprattutto perché non sono situato, ma non solo per quello, perché ha detto chiaramente che il cestino non lo sposta, perché il cestino sta bene lì e lei, cioè l'inserviente, che deve stare attenta a vedere dove è il cestino. La l'unica risoluzione della sua commissione è la parte dell'inserviente. La questo preciso caso, con questo preciso stato, sarebbe molto più, più probabile, diciamo, no? Un calco appunto delle probabilità, ma ci sta pure che un giorno si sveglia bene l'impiegato e gli sposta il cestino. Ma se abbiamo questo, molto probabilmente, diciamo che la risoluzione e l'eliminazione fondamentalmente, perché di solito chi ha lo status più alto, in qualche modo per risolvere il conflitto, cioè ha una parte di potere in più per poter risolvere quello che è il conflitto. Poi dipende sempre dal conflitto, perché se ci si rivolge a terzi, quindi bisogna vedere sempre chi può avere ragione o meno. Però comunque, diciamo, fondamentalmente è difficile che l'impiegato dica all'inserviente: ah, hai ragione, scusa, allora domani starò attento a mettere il cestino nella posizione che mi chiedi per poterti permettere di svuotarlo. Ma ora, perché comunque sono sempre delle regole che devono essere rispettate dall'inserviente, cioè se hai il suo compito comunque svuotare il cestino, puoi scendere ad un compromesso amichevolmente con l'impiegato. Esatto. Però nel momento in cui l'impiegato magari non ha una confidenza magari con l'inserviente, quindi magari potrebbe anche dimenticarsi, c'è sempre il compito dell'inserviente assicurarsi che il suo compito sia stato fatto, cioè che era fatto con il migliore dei modi. Sì. Però, anche perché sì, è un conflitto formale, sì. Però, in questo secondo me, non ci sono compagni, è una sottomissione, o da parte di uno, di uno, da parte dell'altro, perché o uno fa ciò che dice uno, cioè viene a ascoltare il cestino da dove lo lascio io, oppure l'impiegato lo sposta, quindi si sta sottomettendo alla richiesta del partito che dice lo devi mettere là, cominciamo tutti, perché compromesso significa o un giorno facciamo come può
vuole impiegare, un altro giorno facciamo un inserviente, o lo mettiamo in mezzo per un dire questa punizione. Poi voi nella vostra recitazione avete detto che tutti gli altri impiegati hanno cestino anche fuori. Quindi in teoria, cioè, la sottomissione dovrebbe essere da parte dell'impiegato, perché è lui fuori dalle regole. Cioè, è lui fuori diverso. Tutti avevano il cestino, quindi è l'esterno rispetto alla scrivania. Sì, perché lui ha detto che tutti gli impiegati hanno il cestino di fuori, lui no, quindi gli fa faticare del cestino perché è una posizione differente. Ok. Sì. Però il discorso è, se il mio compito è io devo portare tutti i cestini dell'azienda e io salto una scrivania perché non riesco a vedere il cestino, è una mia mancanza che non riesco a vedere quel cestino, in teoria. Sì, sì. Cioè rispetto proprio a quella alla dinamica aziendale, no? Cioè la mia mancanza che non riesco a vedere il cestino. Cioè rispetto anche a tutto quello che abbiamo detto rispetto al riconoscimento dello status e del ruolo. C'erano tutta una serie di cose all'interno di quello che abbiamo fatto vedere che parlavano abbastanza chiaro dello status di ciascuno. Sì, molto probabilmente, e ripeto però, è sempre una questione probabilistica, in questo caso, in questa azienda, con questa dinamica, si sarebbe risolto con la migrazione o con sì, però, tutte le strade sono quelle che abbiamo fatto. Sì, però quello che pensavo io che, comunque, non essendo impiegato il datore di lavoro dell'inserviente, quindi voglio dire, non è lui che dà le regole all'inserviente. No, è più probabile che sia lui a riportare le regole del campo, non io che sono l'inserviente. Esatto, però qui bisogna vedere le ragioni, certo, perché sono due punti di vista, due persone completamente estranee, perché si incontrano in ufficio, però nessuno è impiegato o datore dell'altro. Quindi se tutti hanno cessino di fuori, magari l'impiegato che testa la sua ruola in un'altra parte, è un problema suo, non è un problema dell'ambiente. Cioè, se io devo pulire i cassonetti della città e un ragazzo invece di mettere un cassonetto lo mette all'angolo della casa perché non gli va più comodo, è un problema della casa che non mette nel bidone di immondizia, non è che il turbino deve farci il isolato. No, però allora se nella regola, se nelle regole trasparenti c'è scritto che il cestino delle carte deve essere posizionato al di fuori della scrivania, allora l'impiegato ha sbagliato e quindi anche se esercita il suo potere sul diciamo esercita il suo status sull'inserviente, in realtà in quel caso è torto. Se però la regola dice non c'è una regola trasparente sulla posizione del cestino, però c'è una regola trasparente sul fatto che l'inserviente, quando gli impiegati vanno via, l'inserviente deve svuotare tutti i cestini dell'ufficio, in quel caso credo che sia l'inserviente ad aver mancato in qualche modo a quello che è stato il suo lavoro. Quindi in quel caso probabilmente, essendo un conflitto formale, bisognerebbe vedere qual è il regolamento esplicito e trasparente in questo caso. Se si è creato il conflitto vuol dire che qualcosa non va. Certo. Quindi se non fosse stato un problema del cestino, invece di stare al di fuori, stava all'interno, non si è mai creato il conflitto, il problema non esiste. Vuol dire che il problema c'è per la posizione del cestino. Il problema c'è per la posizione del cestino perché l'inserviente non è riuscito, nonostante anche se la posizione del cestino è stata modificata, l'inserviente però non ha portato a tenere quello che era il suo compito, diciamo proprio come finale. Il mio cestino comunque vede che manca una scrivania, un salto. Sì, vabbè, però è chiaro quello che allora andiamo avanti, vediamo due colleghi che devono consegnare entrambi il progetto. Allora io prendo la scheda. Francesca, datti una mossa però, mi serve. Hai visto quante carte devo fotocopiare? Io ce l'ho tutte nel mio ufficio e al mezzogiorno devo consegnare tutto. Anche io a mezzogiorno devo consegnare tutto. Datti una mossa. Guarda, ma metà è già lì in fotocopiatrice che sta andando. Guarda come va.
però devo fotocopiare tutto questo e poi ho un altro faldone ancora. Il mio progetto ha la precedenza. Perché? Dove sei? Perché è un progetto importante. Perché il mio dovrebbe essere più importante del tuo? Non lo so, non lo conosco il tuo progetto, sinceramente. Però secondo me il mio ha la precedenza. Il mio progetto è per la provincia, il tuo per il comune. Sì, però il mio è stato approvato prima e ci sto lavorando da più tempo. Datti una mossa. Non sono io che faccio le fotocopie, è la fotocopiatrice. Dovresti dire la fotocopiatrice, datti una mossa. C'è un tabaccheria qui davanti, una tabaccheria qui davanti. Puoi andare anche lì. Lì ce l'hanno la fotocopiatrice. Questa ve la lasci. Così io non mi sposto. Non posso uscire dall'ufficio all'ora di lavoro. Questo è il tuo problema. Suona. Secondo me è uguale, ok, sempre uguale, ma nessuno ha cambiato il proprio. Ma solo alla fine, secondo me, comunque lo stato più alto era della collega che non stava stampando, perché la stava proprio convincendo. Era della collega che non stava stampando. Ok, avevi il marco, sì. Sì. Ok. Forse sì, forse
verso la fine. Perché ha alzato il tono della voce, ha detto muoviti. Non so se avete notato, ha alzato il tono della voce anche come postura, aveva una postura appunto proprio decisa e ferma. Sì, era chiusa, però. Però in realtà allo stesso tempo ho visto che aveva la gamba in avanti, forse è stato inconsapevole. Però aveva la gamba in avanti, forse voleva andare, sicuramente. Pure stava per dell'ufficio per prendere il suo da stampare, quindi da lì che doveva. Però sì, è probabile, insomma, che comunque fosse una. È una postura, insomma, di qualcuno che sta per fare altro da fare. Ok. Qual era il vero conflitto che si stava creando? Un conflitto di interesse. La precedenza sulla stampa. Quale fosse il progetto più importante? Competizione sul progetto. Formale o formale? Formale o culturale? Formale. Ah, culturale. Perché sulla visione, cioè, è più importante il mio. Perché in realtà formale, diciamo che informale c'era il fatto che c'era una scadenza che era alle 12, non ricordo, per entrambe, quindi quella era stata, quella era la regola trasparente che bisognava rispettare. In realtà sì, era più forse culturale, perché era una, era quasi un piccolo gioco di potere su chi, lei è stata approvata dalla regione e dal comune, quindi lei è più importante, però mi è stato approvato prima, quindi ci lavoro tutto il tempo, quindi allora lei è più importante. E poi a un certo punto, pari livello, ha vinto fondamentalmente il linguaggio non verbale, quindi la postura, il tono della voce, l'imporsi sull'altro, quindi in una situazione di pari livello poi c'è stato qualcuno che ha deciso di prendere il dominio rispetto all'altro. E quale potrebbe essere la risoluzione di questo conflitto? Come potrebbe essere risolto secondo voi e perché? Una dei due che deve andare dal tabaccaio a compromesso, si alterna, metà finisce il primo blocco. Non è solo commissione, quella è l'unica soluzione, perché comunque se chiede, cioè, comunque c'è richiesto una sorta di scadenza, scendere da un compromesso avrebbe dire che comunque entrambi non riuscirebbero a consegnare il progetto entro quello che è previsto. Mentre sotto missione magari la persona che non riesce a imporsi, quindi magari la prima persona che stava stampando prende comunque le sue fotocopie e va dal tabaccaio che prende le fotocopie, oppure viceversa, ce lo fa la persona l'ultima arrivata, visto che comunque aveva perso il posto. No, so che missione però va dal tabaccaio che sta. Però si può trasformare in un compromesso, nel momento in cui si risolve. Ma compromesso non è sempre una sorta di sottomissione, non è un compromesso. Perché non è che qualcuno fa una borsa, perché comunque la persona che rimane a stampare, non è che c'è un compromesso per l'altra persona. Perché comunque rimane a stampare le sue fotocopie senza uscire. A un certo punto, nel momento in cui... No, nel momento in cui una persona fa prevalere il suo status, in questo caso non uno status formale, ma uno status informale, fondamentalmente c'è la sottomissione di chi ha lo status più basso, perché altrimenti non c'è la risoluzione di questo conflitto. Però invece lei, invece di perdere tempo a parlare, a litigare, a rispondere in fotocopisteria da... appunto, cioè, in questo caso era quella che stava facendo le fotocopie, cioè, la cosa se ne va. No, se era quella che stava facendo le fotocopie, continuava a fare le fotocopie. Ma perché lei aveva lo status più alto? Se lei aveva lo status più alto del mio e lei aveva iniziato a fare le fotocopie, lei completava le fotocopie. Sì, ma lo status più basso. Sì, abbiamo fatto finito, continuiamo a fare. Lo status più basso, cioè era quella che stava facendo le fotocopie. Esatto. Quindi, teoricamente, è lei a sottomettersi a darsene. Esatto, lei a sottomettersi. Non è una stoppa, se ne va. No, secondo me entrambe dovrebbero rinunciare, cioè dovrebbero accettare che di fare le fotocopie e presentarsi non so, da un superiore dicendo che ci sono stati problemi logistici e quindi hanno iniziato a livello 1 questo dovrebbe accettare.
come... No, però è la cosa più giusta. No, però è un problema. Però diciamo che la cosa più giusta è la cosa più da fare, da dove fare. Perché c'è una scadenza con la regione, il tuo cavolo, non dica... Questo è cavolo, c'è una città così, no? Puoi capire. Di ogni cartone, amore, sai